La manifestazione promossa da CGIL, CISL e UIL Marche davanti alla sede della Regione Marche, quest'oggi per sensibilizzare sul tema della salute, della sicurezza sul lavoro e in particolare sulla prevenzione, è stata caratterizzata da due slogan: hashtag fermiamo la strage nei luoghi di lavoro e hashtag zero morti sul lavoro. Inoltre i manifestanti presenti hanno urlato in coro basta morti sul lavoro, sventolando bandiere delle sigle sindacali. Gli elementi sottolineati dai segretari generali marchigiani, Daniela Barberesi per la CGIL, Sauro Rossi per la CISL e Claudia Mazzucchelli per la UIL, sono stati i seguenti: oltre 4.000 infortuni sul lavoro da inizio anno, di cui 3 mortali, 200.000 negli ultimi 10 anni, di cui 358 mortali, e un gap importante per gli investimenti. I segretari hanno poi incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per verificarne la disponibilità ad avviare un percorso per concretizzare risposte e impegni precisi sul tema. I sindacati gli hanno consegnato un pacchetto di proposte, tra queste l'incremento degli organici dedicati alle attività di vigilanza e l'invito alla Regione a procedere subito a definire un piano mirato di prevenzione e di piani di prevenzione tematici come previsto dal Piano della Prevenzione 2020-2025. CGIL, CISL e UIL Marche chiedono un'azione forte e decisa da parte di tutti, dalle imprese alle istituzioni, investendo in sicurezza, prevenzione, ma anche formazione, lavoro stabile e qualità e condizioni di lavoro dignitose. È un tema sicuramente che ha sempre una grandissima importanza, la sicurezza sul lavoro e la centralità della prevenzione come strumento di evitare appunto malattie e infortuni, malattie che possono riguardare anche i non lavoratori, infortuni che molto spesso riguardano i lavoratori. Credo che debba essere un bene ritenuto importante da tutti e soprattutto un obiettivo su cui poter tutti lavorare in sinergia. Partiamo da un gap importante, cercheremo piano piano di risalire e di ricolmare questo gap, cercando di concentrare risorse e sforzi da parte di tutti. Credo che però questi obiettivi vadano raggiunti insieme con la collaborazione, il confronto tra i sindacati e i lavoratori e dall'altra parte sicuramente gli imprenditori e le aziende, anche perché molto spesso gli infortuni e a volte i datori di lavoro, come mi diceva appunto, mi ricordava un esponente delle forze sindacali che ho incontrato in piazza, coincidono. Quindi occorre oggettivamente lavorare in forte sinergia. La semplificazione non significa mancanza di sicurezza, certo è che si deve partire da interventi che non mettono il massimo ribasso al centro, solo al centro della riforma, perché se pensiamo che la sicurezza possa, che la semplificazione significa massimo ribasso, credo che partiamo da un assunto che io non condivido.